giorni, Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. E sentiamo, quale sarebbe questo straordinario evento? La nascita di un nuovo re, come ha preannunciato il profeta. Sono io il re di questa terra, e i miei eredi lo diventeranno dopo di me. Noi non sappiamo di quale terra diventerà re, ma la profezia dice con chiarezza che da qualche parte in questo paese sta per nascere un bambino che diventerà re. Tutto questo è assurdo. Chi ha messo in giro questa voce? Lo abbiamo visto scrutando il cielo, ed è anche scritto nelle sacre scritture del popolo ebraico. Inoltre sappiamo che gli abitanti di questa terra stanno aspettando da secoli un Redentore inviato dal Signore. Lo chiamano il Salvatore, il Messia. E il popolo sostiene che quest'uomo diventerà il suo re. Cosa? Non mi hai sentito allora? Ti ho appena detto che sono io il re! Re Erode, hai udito la profezia. Farai bene a crederci come tutti noi. Crederci? Credere a che cosa? Profeti, oracoli, mistici? Gente che parla al vento! Quella montagna, non è? Sì, Maria, finalmente siamo arrivati. Allora, quel villaggio... Sì, è Betlemme. Abbiamo ancora un po' di strada da fare. Te la senti, Maria? Sì, certo. Re Erode, in cielo è apparsa la stella di cui parla la profezia. E in questa antica profezia è scritto, nella città di Betlemme... Basta! Chi ha scritto le parole che stavi leggendo? Il profeta Michea. E quanti anni fa sono state scritte? 800 anni fa. E voi credete che egli abbia detto il vero? La nostra gente trascorre intere giornate nelle sinagoghe leggendo e rileggendo queste parole. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei certo la minore fra le principali città di Giuda, perché da te uscirà un capo che guiderà Israele, mio popolo. Dunque, a quanto dice la profezia, questo re dovrebbe nascere nella città di Betlemme. In quale luogo della città dovrebbe nascere? In quale casa? In quale famiglia? E come si chiamano i suoi genitori? Erode, tutto questo noi lo ignoriamo. Non possiamo risponderti. Cosa? Quindi, se ho ben capito, non c'è alcun modo di scoprire chi è né dove si trova quest'uomo che voi chiamate re. Ma sicuramente noi lo riconosceremo quando arriverà. Davvero? Perché egli è l'inviato del Signore. Egli è un dono del Signore e noi lo riconosceremo senza alcun dubbio. Già, capisco. Ma certo, ora ho capito cosa volete dire. Allora, questa profezia deve essere vera. Perciò ho deciso che quando colui che voi chiamate re arriverà, anch'io mi recherò da lui e gli renderò omaggio. Sta bene, ora lasciaci andare, ti precederemo a Betlemme. A Betlemme! A Betlemme! Presto, seguite quei tre uomini. Non lasciateveli sfuggire. E una volta trovato il bambino, uccidetelo! Dubito che anche questo sia scritto nelle sacre scritture. Scusami, sto cercando un alloggio, un riparo per questa notte. Thank you.
Che fare, Maria? Tutte le locande sono piene. Andrà bene un posto qualunque, ma dobbiamo trovarlo al più presto. Maria, vuoi dire che sta per nascere? Sì. Oh no, allora dobbiamo trovare subito un alloggio. Andrà tutto bene, il Signore e il Dio veglierà su di noi. Allora, vediamo. Ah, ma sì, certo, so io dove potremmo andare. Dovrebbe esserci una grotta lassù, vicino a quella collina. Presto, andiamo, Maria. Sì, andiamo. Ma che succede? La stella diventa sempre più luminosa. Hai ragione, è meravigliosa. Oh, 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 oh. Ricordo che mio padre lo ripeteva continuamente. Quando sorgerà una stella sul deserto della terra di Giuda, vorrà dire che il nostro Signore ci sta mandando un segno. Un segno del Signore? Ma che cosa voleva dire? Ecco, in altre parole, egli invierà un salvatore a tutti gli uomini che vivono sulla terra. Allora sta per accadere qualcosa di straordinario. Già. Sicuramente quello per cui noi tutti stiamo pregando da tempo. Quella luce. Quale? Guarda laggiù. La vedi quella luce sotto la stella? Vi porto una lieta novella che sarà di grande gioia per tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide il Salvatore, che è Cristo Signore. Egli è il Messia. Gloria a Dio nel più alto dei cieli. La luce divina illumini la terra e porti pace agli uomini di buona volontà. Io non ho niente da regalargli. Va bene lo stesso. Tu gli hai portato il tuo cuore.